città che per propria costruzione rende quasi impossibile l'utilizzo di metodi tradizionali di controllo del territorio. La maggior parte dei componenti della prima storica sezione dei Falchi, tra il 74 e il 75, erano ragazzi poco più che ventenni che provenivano da realtà rurali dell'Italia meridionale. I primi centauri rapaci, ecco perché il nome Falchi, un corpo speciale fatto di giovani motociclisti, diventa la soluzione per il governo, per il Ministero dell'Interno, per combattere la cosiddetta malavita. Le aree di caccia dei Falchi sono quelle tradizionali del centro storico, quindi Forcella, Vicoli dei Decumani, il Dedalo di stradine dei quartieri spagnoli, inaccessibile ad altre forze di polizia. C'è una caratteristica, quella più evidente, di assumere un look, un atteggiamento e un abbigliamento che possa confondersi con quello di chi delinque. Che il loro obiettivo è quello di arrivare per primi sul posto, di andare a caccia della preda, in questo caso scippatori e rapinatori, e diventare un tutt'uno con la moto. Qualcuno li ha definiti folli, altri spregiudicati. Lo stile di guida di un falco non è un tradizionale stile di guida di qualunque altro centauro. C'è uno stile di guida scattante, a tratti nervoso, ma soprattutto pronto alla reazione. Basta osservare anche il passeggero della moto dei falchi, che quasi sempre la schiena inarcata in avanti, la posizione più consona ad intervenire, a scendere dal motoveicolo e quindi a portare a termine l'azione di polizia. Ricordo dei Falchi è legato a un libro, Ragazzi con la pistola, e dopo la lettura di questo libro mi appassionai a questo argomento, a questi personaggi. Gli antiscippo li chiamavano, che erano un po' degli eroi, delle icone mitologiche che riuscivano ad arrestare la microcriminalità. Questa figura anche un po' affascinante dei Falchi ha portato con sé storie e leggende. Tra di loro avevano dei soprannomi che quasi sempre erano stati, come dire, dati loro dalla popolazione. Ricordiamo per esempio Antonio Ferrara, soprannominato Hulk, quasi 2 metri di uomo, capelli lunghi, barba scura. Hulk per l'atteggiamento quasi burbero, che in realtà era il vero deterrente utilizzato da Antonio Ferrara. E poi c'è Giovanni Manocchia, soprannominato Maradona proprio per la particolare somiglianza al calciatore, al punto tale che il Pipe d'Oro volle farsi immortalare in una foto con il Maradona dei Falchi. Una cosa in particolare è l'attenzione. Parlando con alcuni ex Falchi mi hanno proprio trasmesso questa capacità di vedere cose che normalmente non si vedono. Abbiamo seguito dei Falchi veri. La cosa interessante è proprio quello che si muove attorno a questi poliziotti. I Falchi, quando passano per le strade, sono sotto un riflettore, vengono notati subito. È stata un'esperienza anche vivermi addosso gli sguardi di chi teme questi poliziotti. Un altro tema di fondo, che è quello dell'amicizia, è quello della protezione del collega anche in situazioni estreme. Lo vedi quel Rottweiler? Sarà una 50ina di chili, una 60ina di centimetri al garrese. C'è una potenza del morso che supera i 140 kg, basta un niente per farlo scattare. E una volta che è scattato non lo fermi più. È la sua natura. È nato per difendere e per combattere. Ma che sta dicendo? Che sto dicendo? Che noi siamo come lui. Possono provare a fermarci in tutti i modi. Con le pallottole, con le pistole, con le inchieste, so chiacchiere, non serve a niente. Sai qual è la verità? Che noi ci rialziamo sempre. Perché noi siamo combattenti. L'amicizia è un valore assoluto in questo film. Avere la responsabilità della colonna sonora che ritengo importante. La colonna sonora deve accompagnare, ho detto, questo sentimento. Se c'è l'amicizia è il tradimento dell'amicizia, che è come, un po' come il tradimento di un amore. I Falchi sono diventati un punto di riferimento nell'immaginario collettivo. Sono un punto di riferimento per la popolazione, che li ha sempre visti anche con un certo timore riverenziale, ma con una forma di rispetto che va oltre quello che è il ruolo istituzionale. Oggi, rispetto agli anni 70, probabilmente i Falchi sono diminuiti come numero, si è alzata l'età media, ma falco vuol dire per un poliziotto appartenere ad un'eccellenza, appartenere ad una sezione che ha una storia, una sezione che conta purtroppo anche molti caduti in servizio, una sezione che sembra quasi essere un corpo di polizia a parte, proprio per le sue caratteristiche e per le leggende che ne hanno fatto parte.